Buonasera. Buonasera. Niente, c'è qualcosa che ci sfugge in quello che è successo nelle spirale del primo tempo? Diciamo, l'espulsione di Comi è stata esagerata, onestamente. Non vedo questa, diciamo, questo accanimento. A volte bisogna essere un attimino anche un po' più sensibili, capire anche i momenti. Allora non giustifico il comportamento, noi non dobbiamo mai esasperare, andare oltre certe dimostranze, per cui è da censurare il comportamento di Mario. Però a volte ci deve essere anche a livello psicologico qualcosa che va oltre, e chi deve gestire la gara deve capire anche essere meno intransigente e più sensibile, anche a capire il momento il momento del ragazzo, quello che non è successo niente di grave, assolutamente. Ne succedono abbastanza in modo continuo di questi screzi e poi finisce tutto lì, c'era già stata la munizione e basta. E però si vede anche che Comi prende una gomitata, è un colpo da Belmonte, per cui c'era anche da sanzionare qualcos'altro prima. Però vabbè, questo niente, purtroppo la partita per noi è andata in salita, e una partita stavamo veramente giocando in maniera importante, con grande qualità e personalità, e questo dispiace, perché avevamo creato tutti i presupposti anche magari di colpire il Perugia in contropiede, che si stava un po' sicuramente proponendo in maniera più, diciamo così, disordinata. E niente, il calcio è questo. Su certi episodi purtroppo bisogna anche analizzare certe situazioni che fai fatica a giustificare, perché visto il primo tempo era impensabile come stavano andando le cose di perdere una partita così. Da che sono, le chiudo le ultime due, sì, cose. Lei però in conferenza stampa l'ultima volta aveva detto: c'è qualcosa che mi sfugge ma che non mi convince per niente, parole testuali. E poi la seconda, nella prima mezz'ora si è visto forse per la prima volta all'inizio stagione di quello che cercava a profondità. D'accordo? Quello che mi sfugge continua a sfuggirmi, onestamente, perché a volte sì, non voglio entrare sull'argomento perché ormai le cose sono andate così. Mi auguro solo che ci serva da lezione tuttora, perché Comi sarà anche squalificato e rientrerà avvantaggiato, però non possiamo perdere certi giocatori per questi episodi, per questi motivi. E poi non giustifico la mia espulsione assolutamente, perché non era in modo garbato. Ho detto che bisogna anche sapere un pochino valutare meglio certe considerazioni che vengono fatte anche da noi tecnici, senza questo accanimento che questi ragazzi arbitri giovani devono sapere un attimino gestire, secondo me, in maniera più serena. La profondità, come? Ah, la profondità. Beh, ci stiamo lavorando e abbiamo fatto sicuramente dei progressi sotto questo aspetto. Stiamo giocando una buona, diciamo, un buon calcio. Purtroppo non possiamo dire che ci sta andando bene, perché anche l'ultima partita che abbiamo fatto con il Cagliari, abbiamo fatto una grossa partita contro una squadra importante, come abbiamo fatto per il primo tempo fino all'espulsione contro il Perugia, giocando alla pari e forse con qualcosa in più. Però raccogliamo niente, e bisogna anche capire perché queste situazioni non ci vengono un po' a premiare come classifica. Niente, adesso ci aspetta una partita importante con l'Ascoli, e per cui dobbiamo raccogliere tutte le nostre energie, le nostre forze per metterci in condizione di riuscire a vincere una partita che per noi diventa molto importante. Altre? Con il collega di Perugia? Ok, grazie. Vabbè, buonasera.